cofanetto, anzi direi super cofanetto per il 50° anniversario di The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Vale la pena? Risposta breve, no. La risposta articolata ve la espongo durante il video perché dobbiamo cercare di valutare questa pubblicazione secondo tutti i punti di vista. Ma il motivo principale per guardare questo video non è solo l'unboxing, perché se ne trovano molti altri qui su YouTube. Il motivo è che ad oggi questo è l'unico video in cui, oltre alle chiacchiere, c'è la musica. È infatti l'unico in cui sentirete con le vostre orecchie le differenze tra la prima stampa del 1973, il remaster del 2003 interamente analogico, che secondo la fanbase vinilica dei Pink Floyd è il migliore per rapporto qualità-prezzo pubblicato fino ad oggi, poi ancora il remaster ibrido, nel senso che è un misto tra analogico e digitale, del 2011, nonché l'ultimo remaster, quello del 2016, la serie dell'adesivone nero, come la chiamo sempre io, e poi ovviamente il remaster 2023, che al momento è presente solo in questo cofanetto. Lo avrete capito, è un video bello succoso come quelli che piacciono a me, con delle sorprese che sconfesseranno alcune delle leggende circolate per anni sui forum e siti di tutto il mondo, quindi preparate le vostre cuffie preferite. Ebbene, io non solo vi farò sentire come suona, ma ve lo farò sentire rapportandolo alle altre stampe in mio possesso, tra cui la famigerata AAA del 2003, l'edizione pubblicata in occasione del 30° anniversario. AAA, lo specifico per chi non lo sapesse, significa che ogni passaggio della lavorazione è stato fatto in analogico, senza alcun intervento digitale. Le registrazioni che ascolterete sono state effettuate tramite scheda audio collegata al giradischi, e quello che ascolterete, e se possibile fatelo con delle buone cuffie, quello che ascolterete è ciò che viene riprodotto dalla testina senza alcuna modifica in post-produzione. Su come ho trattato le varie stampe prima di registrarle ci soffermeremo al momento opportuno. Intanto partiamo spacchettando finalmente questo bestione, che pesa oltre 6 kg e misura in altezza 38 cm. Questo è il cofanetto in assoluto più grande che ho, e no, non entra nel Kallax, quindi lo dovrete sistemare altrove. Eccolo qua l'adesivo, Pink Floyd The Dark Side of the Moon 50 Years. Non vi sto a fare l'elenco di tutto quello che c'è scritto, perché tanto lo vedremo durante l'unboxing. Vi faccio vedere solo questo dettaglio, PFR 50, che sta per Pink Floyd Records 50, 50, i 50 anni di The Dark Side of the Moon. Ecco, una volta tolto il cellophane, il cofanetto esterno è un bel materiale, bello resistente, zigrinato, insomma una bella impressione, essenziale, sobrio, però comunque d'impatto, di grande impatto. Qui c'è il prisma o la piramide che è incassata nella cover, vedete? Dietro c'è il cartoncino dove viene mostrato esploso tutto il cofanetto, tutto il contenuto del cofanetto. La prima cosa che vediamo è il libro. Il libro, copertina rigida, il materiale con cui è rivestito è lo stesso della parte esterna del cofanetto, o comunque se non è lo stesso è veramente molto molto simile. Per chi già segue il canale avrà già visto questo libro in uno degli episodi dei miei acquisti. Io vi mostravo però la versione italiana stand alone, che ha il sovracopertina laminato. Questo ovviamente sarà la versione in inglese, infatti è in inglese, però il libro è identico, perché poi si tratta di un libro fotografico. Questo è il retro, che è tutto nero, e questo è il libro con tutte le foto di The Dark Side of the Moon. Qui dentro ci sono le date del tour relativo a Dark Side of the Moon, che va dal 72, perché come immagino saprete, i Pink Floyd iniziarono ad eseguire le canzoni di questo album ancora prima che l'album venisse pubblicato. Foto splendide, tutte in bianco e nero di questo periodo. Non le guardiamo tutte perché
chi si compra il cofanetto, io sono uno tra questi, poi se le vuole gustare personalmente. Questa qui è bellissima, questa qui. Queste anche con i primi piani, David Gilmour, Richard Wright, Nick Mason. Quale avevo visto? Questa. Questa molto molto bella. Ovviamente Roger Waters, quindi abbiamo già visto tutti i protagonisti. Andiamo alla fine perché mi ricordo che c'erano delle particolarità. Esattamente, qui ci sono le famose label col prisma pieno, il prisma azzurro pieno, prima stampa UK. Una prima stampa UK messa bene costa oltre i 1000 euro. Questa è la copertina del Live at Wembley del 74, ma lo vedremo più in là. Questa ovviamente è la copertina originale dell'album, cerco di metterlo così, ci sono meno riflessi. Questa è la copertina interna del Live at Wembley del 74, lo vedremo anche dopo quando esploreremo i due album in vinile. Questo è l'interno dell'album originale, queste le tre piramidi e il poster che è all'interno dell'album, e qui ci sono tutti i riferimenti fotografici, eccetera, e le ultime due foto della band, famosissime, soprattutto questa in cui si tappano gli occhi. L'ultima pagina qual è? Pink Floyd Tour 72, con le primissime date in cui veniva eseguita la suite di The Dark Side of the Moon. Vedete, 20 gennaio a Brighton al Dome, dove sappiamo che non la eseguirono tutta la suite per problemi tecnici. Brividi! Se ti sta piacendo questo video, lascia un like, ci vuole un attimo, e mi aiuta a raggiungere altri appassionati come te. E poi dimmi nei commenti qui sotto qual è la cifra più alta che hai speso per un album dei Pink Floyd e per quale album. Qui sotto nei commenti. Oh, qui iniziamo ad intravedere il riferimento al mondo egizio, e poi vi spiegherò meglio perché. Questo è un dettaglio dorato, quindi è un cofanetto nel cofanetto. Anche questo è incassato, l'interno è tutto nero. Cosa troviamo? Un inserto apribile. Qui abbiamo versione in CD del Live at Wembley, che avete già visto nell'episodio che vi citavo prima. Versione in CD dell'album con remaster 2023. Il CD, come il vinile rimasterizzato 2023, si trova solo all'interno di questo cofanetto per il momento. Sono certo che arriverà in futuro anche come pubblicazione standalone. Vedete, c'è scritto qua 2023. L'interno, vediamo il libretto, laminato. Cioè, molto simile rispetto all'ultima versione in CD, perlomeno quella che ho io, ossia quella del remaster 2011 inserita all'interno del box Discovery, ossia questo. Oh, cambia leggermente in realtà il libretto del CD, vi faccio vedere dove. Questo è identico, la copertina è laminata in entrambi i casi, però cambia l'immagine centrale. Qui c'è il battito cardiaco, insomma il design con il battito cardiaco, e qui ci sono invece le illustrazioni. Questa è quella dell'adesivo, questa no. E poi continua identico, eccolo qua con i testi, l'ultima pagina è identica. Quindi tra 2011 e 2023 cambia solo l'immagine centrale, ma mi sono accorto che cambia anche un'altra cosa. Questo è il CD del 2011, guardate com'è all'interno, è bianco. Questo è il CD del cofanetto, quindi CD 2023, guardate che spettacolo, sia di qua che di qua. Visto che ci siamo, tiriamo fuori anche il CD. Questa è l'edizione del 2011, questa edizione 2023. Poi abbiamo Blu-ray. Questo è il Blu-ray in Dolby Atmos ed è l'unico modo al momento per avere un supporto fisico con Dolby Atmos per i pochissimi che possono godere di questo contenuto. Io mi sono ascoltato l'album in Dolby Atmos, ma con le AirPods Max, con MacBook, quindi in cuffia, non certo con un sistema 7.1. E questo invece è il Blu-ray con il remaster
del Mix Stereo 5.1. Andiamo avanti, qui c'è, cosa c'è qui? Un altro inserto. Questa è una chicca che a me piace molto. Pensate che i Pink Floyd non pubblicavano un singolo da 5 anni, quindi dal 68. Questo è il singolo con Money sul lato A e Any Color You Like sul lato B, il singolo di Money che farà decollare le vendite del disco, farà decollare la band, insomma è il singolo, il brano che gli spalanca le porte del successo e anche di diverse paranoie. Questo pubblicato nel maggio del 73 e nel febbraio del 74 arriva il secondo singolo, dove abbiamo Us and Them, sul lato B c'è Time. Qui c'è un altro inserto, però è aperto, non spoiler quello che c'è sotto perché è spettacolare. Questo è il music book, immagino, eccoci qua, esattamente, con foto della band e poi ci sono le partiture, tutti i brani dell'album. E qui c'è la foto, no, questa non è una foto, questo è, anche questo è un libretto. Anche questo è un libretto con la piramide ovviamente in primo piano. Ok, questa è la replica del libretto di presentazione dell'album che si è tenuta al Planetarium di Londra il 27 febbraio del 73. Ai partecipanti veniva consegnato questo libretto dove veniva spiegato, insomma, il concept del disco. Eccoci qua, questo è l'invito per entrare al Planetarium e infatti c'è scritto "Please bring this invitation with you", siete pregati di portarvi questo invito dietro perché vi verrà chiesto all'ingresso. Eccoci qua, Pink Floyd on Amy, questa è una foto della band, molto carina questa chicca, poi me la leggerò molto volentieri. Dietro non c'è nulla. Come i sarcofagi egizi che erano dorati, anche qui c'è la parte principale di questo cofanetto, la parte più ambita, la parte più importante, ok? È tutta dorata. E infatti non a caso ho citato gli egizi, perché questo cofanetto è stato progettato proprio pensando a come gli egizi custodivano i loro sarcofagi. È proprio spiegato nel video di presentazione di questo 50° anniversario. Questo è un altro cofanetto tutto dorato, anche qui la piramide è incassata, tutto dorato, qui non c'è più nulla. Tac. Eccoci qua, che spettacolo. Allora, la cover esterna è opaca come l'ultima ristampa del 2016. Puzza abbastanza. Vedete, questa è la 2016, opaca come questa 2023. L'ho presa per vedere se ci sono delle differenze evidenti a prima vista con i crediti ed il contenuto, ma mi sembra che non ci sono differenze, anche perché già la 2016 portava la dicitura Pink Floyd Records e non più EMI come succedeva nella precedente ristampa del 2011. Gli inserti li conosciamo ormai a memoria, però riguardiamoli che fa sempre piacere. Eccoci qua, questi sono gli inserti, questo è uno, questo è un altro, in alcune sì, anche questi sono adesivi, in alcune edizioni forse erano un pochino più spessi, comunque sono sempre adesivi per chi li volesse attaccare. Io mi ricordo che questi li attaccai in camera, vabbè, secoli fa. Questo è il poster con il nome della band, con le lettere scomposte, lo conoscete tutti benissimo. Comunque, non è un contenuto inedito, ecco, questo volevo dire. E questo è il secondo poster con le piramidi. Non c'è un altro poster, perché per alcune edizioni degli anniversari, tipo quella del trentennale, e a breve ve lo faccio vedere, ci sono dei poster personalizzati. Ve lo prendo subito, un secondo, aspettate un secondo. Eccoci qua, edizione 2003, che non solo ha
questo sovracopertina, che poi non è stato più replicato per altri anniversari, ma c'è anche un poster particolare. Eccolo qua. Questo è il poster personalizzato, quello presente all'interno della ristampa 2003, trentesimo anniversario. Vediamo la cosa più importante. Vediamo la cosa più importante, ossia il disco, il vinile. Eccoci qua, che spettacolo. Sarebbe stato carino fare il prisma di Solid Blue come la prima stampa UK. È vero che non si legge niente qui all'interno, che è il motivo per cui venne cambiata l'immagine della label, non si leggevano i titoli dei brani, però comunque sarebbe stato un richiamo veramente spettacolare alla prima stampa. Vedete che anche qui c'è Pink Floyd Records, non c'è né EMI né Harvest. E infine abbiamo il live at Wembley 1974. La prima volta che è arrivata una pubblicazione ufficiale con questo concerto era contenuta, inedita, nel box Immersion del 2011. Vediamo all'interno cosa c'è, se i poster sono gli stessi della versione standalone, e immagino di sì. Esattamente, questo è il poster del tour invernale 1974, eccolo qua. E l'altro, se non ricordo male, riprendeva il video di Time, esattamente, eccolo qua. Queste sono le illustrazioni che ci sono, le animazioni che vediamo all'interno del videoclip di Time. Il disco, ecco, esattamente, la mia intuizione era giusta. Qui c'è PFR 50 LP 2, quindi questo cofanetto contiene due LP e questo è il live. Voglio però vedere se l'etichetta, a parte questo dettaglio, differisce in altro nella versione standalone. Arrivo subito. Alla mia sinistra la versione del cofanetto, nella mia destra la versione standalone, e l'etichetta è esattamente la stessa. L'unica cosa che cambia è la tonalità oro del lettering. Vedete, qui è un pochino più opaco e qui un pochino più brillante. Poi per il resto è tutto uguale. Insomma, lo avete visto, il cofanetto è davvero imponente, il packaging è fiero e non potrebbe essere altrimenti per un album come questo. Dal momento che non ci sono contenuti inediti, la prima cosa che mi viene in mente di fare è ascoltare il nuovo remaster in vinile. E cosa ci dice il nuovo remaster? Cosa aggiunge ad un album che già dalla prima stampa era tecnicamente e sonicamente eccelso? Proprio per questo aggiunge poco, forse troppo poco. Prima di farvi ascoltare degli spezzoni significativi, vi dico come ho effettuato queste prove e cosa ho raccolto da queste registrazioni che andrete ad ascoltare. Ogni disco è stato preparato con lavaggio e asciugatura intensivi nella mia lavadischi ad ultrasuoni a Minguru. Ogni disco ha subito questo trattamento due volte prima di essere registrato, e prima di registrare ogni disco ho pulito lo stilo della testina col duo di Hamminguru, un marchingegno assai costoso ma davvero efficace. Ogni registrazione è stata fatta tramite scheda audio collegata al giradischi, nessuna modifica in post produzione. Ecco la prima serie di spezzoni, ho isolato dei momenti particolari per far cogliere meglio le differenze, che premetto sono minime. In audio ambientale sono difficilmente percepibili e anche in cuffia richiedono estrema concentrazione. In questo caso fate attenzione alla batteria, focalizzatevi su quella, se necessario stoppate il video e tornate all'inizio degli spezzoni.
Vi siete già fatti un'idea? Devo dire che sono tutti molto simili, uno però è un gradino sotto come apertura della scena e piacevolezza. Seconda serie di spezzoni, adesso tenete come riferimento la voce. Anche qui direi che abbiamo gli stessi risultati con uno spezzone che si distingue in negativo. Ma andiamo avanti, adesso siamo sul lato B con Money, canzone che conoscono anche i Sassi. Ecco la prima serie di spezzoni. Più o meno si ripresenta lo stesso scenario di prima. Prima stampa, bella presente, ultima ristampa 2023, un po' timida. Seconda serie di spezzoni, ho scelto volutamente questa parte per farvi percepire la brillantezza della prima stampa, forse un po' eccessiva. Vai! Adesso siamo arrivati al momento delle considerazioni. Considerazioni che ho maturato dopo una full immersion nelle varie stampe e nei vari file. Ascoltandomi prima i brani integrali e poi isolando determinate porzioni di brano, andando avanti così a ripetizione. Posso dirvi che in linea di massima le differenze sono minime, quindi qualsiasi edizione voi abbiate potete esserne felici. E nello specifico, la prima stampa italiana del 73 ha tutto il fascino di una prima stampa. Suona da paura, è bella squillante, in alcuni casi un po' troppo. La ristampa 2003 completamente analogica è quella che la fanbase vinilica dei Pink Floyd considera la migliore. Tra tutte quelle che ho testato è quella che suona più simile alla prima stampa. Il problema è che non vi basteranno 100 euro per acquistare una copia Near Mint. E aggiungo che secondo me non è la migliore. È la più simile alla prima stampa, non la migliore, perlomeno tra le copie in mio possesso. Poi la ristampa del 2011, che è un ibrido analogico-digitale, nel senso che si parte dal nastro analogico originale, si effettua il remaster in digitale e si riversa sul supporto analogico il vinile. È una ristampa onesta. La ristampa del 2016 è quella che si aggiudica il titolo di migliore ristampa per rapporto qualità. Prezzo. Anche se non è completamente analogica, come non lo è, abbiamo detto, la 2011, la qualità è incredibile. Perché? Perché mantiene il punch della prima stampa sia sulle frequenze alte che sulle basse, ma al tempo stesso riesce a levigare alcune asprezze delle alte della prima stampa, rendendole più rotonde, più morbide e quindi più gradevoli. Le frequenze medie e basse sono rinvigorite ed ottimizzate. Insomma, il restauro digitale si fa sentire. Tenendo conto che il prezzo medio su Amazon di questa ristampa 2016 è 24 euro e che un paio di settimane fa sul canale Telegram
di Vinilicamente vi ho segnalato che era in offerta a 16,99, è da acquistare ad occhi chiusi. Quindi raggiungetemi sul canale Telegram, è linkato in descrizione, sarete prontamente avvisati del prossimo calo di prezzo. E infine, Dulcis in Fundo, che poi tanto dolce non è, la ristampa del 2023, che per il mio gusto, e per mio gusto intendo lo stesso gusto che ho utilizzato per giudicare le stampe precedenti, per il mio gusto è quella che mi entusiasma di meno, perché è leggermente più chiusa, più ovattata, più timida. Ah, allora questo cofanetto si merita solo lo scaffale! No, aspettate un attimo. Questa 2023 rimane una signora ristampa, solo che mi aspettavo qualcosa di meglio. Mi aspettavo un ulteriore miglioramento rispetto alla precedente del 2016 e invece così non è stato. Si tratta sempre di sfumature, di dettagli, è vero, però mi aspettavo qualcosina di più. Quindi, ricapitolando, la più squillante è la prima stampa, che ha un bel punch ma è anche leggermente squilibrata sulle alte, a tratti troppo aspre. La più timida è quella del cinquantennale. La 2003, tutta analogica, è la più simile alla prima stampa. La 2011 è una sorta di preparazione della 2016, che è, lo ripeto, la più gradevole, quella più equilibrata tra impatto della scena e resa sonora complessiva. Di conseguenza, alle mie considerazioni sulla ristampa 2023 arrivano le mie considerazioni sul cofanetto ed ovviamente devo tener di conto di quello che ho ascoltato e delle impressioni che ho condiviso con voi. Partiamo dalle cose semplici, elementari. Non è un prodotto destinato all'appassionato comune. L'acquirente tipo è un altro, è l'ultra fan dei Pink Floyd, che è anche collezionista barra completista della band inglese. Senza dubbio lo consiglio a chi ama i cofanetti in quanto massima espressione del packaging che accompagna un'opera musicale. E questo sono io, se seguite il canale sapete che io adoro i cofanetti. Oppure lo consiglio a chi è affascinato dall'importanza di questo album incredibile, importanza che deriva da quella magica commistione che si crea tra valore musicale dell'opera e valore storico. E quando dico valore storico intendo non solo per come l'album ha influito e continua ad influire nel collezionismo di tutto il mondo, ma anche per come ha condizionato il costume popolare degli ultimi 50 anni. E anche qui alzo la mano, questo è uno dei motivi per cui l'ho acquistato. Come ho già detto, per l'appassionato comune non ha molto senso e ve lo voglio spiegare facendo un paragone con un paio dei cofanetti che ritengo migliori di questo nel rapporto qualità-prezzo. Ce ne sarebbero anche altri, ma questi due sono più diffusi e quindi più conosciuti. E il primo è questo, il cofanetto dei Queen, che ho già mostrato e commentato sul canale. Trovate il video relativo linkato in descrizione. Andatevelo a vedere dopo aver terminato questo, perché anche lì ho fatto un incredibile lavoro di ricerca di materiale diverso e anche costoso, tra cui una prima stampa giapponese e una prima stampa UK di A Night at the Opera. Video spettacolare anche per chi non ama i Queen. Il cofanetto contiene tutta la discografia in studio della band, 15 album, alcuni dei quali su doppio vinile, più un bel libro che ne ripercorre la storia di pari passo alla discografia. Il costo è maggiore rispetto a quello dei Pink Floyd, io l'ho pagato 390 euro, però lo ripeto, qui abbiamo tutta la discografia in studio. Nel caso dei Pink Floyd il cofanetto contiene solo due album, su più formati, ma sono sempre solo due album, quello in studio e il live a Wembley. I Blu-ray audio sono sfruttabili da una netta minoranza di appassionati, per non parlare del Blu-ray col mix in Dolby Atmos. E i gadget extra sono veramente poca cosa rispetto a quello che ci hanno dimostrato i Metallica. E qui vi mostro il secondo esempio. Intanto vi dico che ognuno di questi io li ho pagati tra i 150 e i 180 euro, tranne l'ultimo dedicato al Black Album pagato 220 euro. Ma la quantità di materiale presente spazza via ogni dubbio, perché ogni cofanetto vale quello che costa
ogni cofanetto è il sogno bagnato del fan dei Metallica e in generale dimostra come andrebbe fatto un box monografico, ossia un box dedicato ad un singolo album. E questo è il sogno bagnato di ogni fan dei Pink Floyd? Non esattamente, perché se parliamo di contenuti extra, l'Immersion Box del 2011, venduto all'epoca a meno di 100 euro, conteneva 3 CD, 2 DVD e un Blu-ray, e un libretto fotografico e molte più chicche nerd da collezione. E poi per la prima volta c'era la pubblicazione ufficiale del live a Wembley del 74, che è lo stesso che troviamo qui, che arriva per la prima volta su vinile, ok, ma il Find the Pink Floyd già lo aveva o lo conosceva, e poi si trova anche come pubblicazione standalone. In definitiva, qui di inedito non c'è niente, e anche il libro, come abbiamo detto, è acquistabile singolarmente. Se vogliamo trovare il pelo nell'uovo, poi il libro acquistabile singolarmente è localizzato in italiano per quel poco di testo che c'è, ovviamente, e ha il sovracopertina laminato. È vero che grazie a questo cofanetto abbiamo il mix in Dolby Atmos su supporto fisico, che è spettacolare, ma è qualcosa di cui possono godere pienamente solo pochissimi, perché ad oggi pochissimi hanno un sistema Dolby Atmos in casa. L'altro modo per godere di questo nuovo mix in Dolby Atmos è utilizzando un paio di AirPods Max ed un iPhone. Meglio ancora se al posto del telefono utilizziamo il MacBook, solo che in questo caso si perde anche il senso del cofanetto, perché questi sono file in streaming che sono disponibili per chiunque abbia un abbonamento ad Apple Music. Va anche detto che per quanto possa essere immersiva questa esperienza, e lo è assolutamente, non sarà mai a livello di un sistema 7.1. Però si torna a bomba. Chi è ad oggi che ha un sistema Dolby Atmos 7.1 in casa? Chi è? Io l'ho acquistato in offerta a 265 euro. Il prezzo standard di Amazon è 308 euro. Credo che 265 siano sempre tanti, non solo rispetto al contenuto del box, ma soprattutto se relazionati ad altri cofanetti, e abbiamo visto un paio di esempi. Però ero troppo curioso di ascoltare il nuovo remaster e soprattutto volevo offrire un servizio utile alla sterminata e appassionata fanbase vinilica dei Pink Floyd. La mia curiosità è rimasta leggermente delusa dal remaster 2023 in vinile, ma è innegabile il fascino che quest'opera riesce a dare in qualsiasi versione la esaminiamo. In questo senso il lavoro di Pentagram nella progettazione del cofanetto è qualcosa di spettacolare, perché ha studiato accuratamente e finalizzato all'aderenza con l'immaginario egizio. Capisco quindi che nell'economia di un box del genere non poteva essere inserita la sciarpa o la biglia che erano presenti nel box Immersion del 2011. Sarebbero state note nerd stonate. Questo cofanetto ci fa respirare la solennità di un'opera infinita, ma è comunque sovrapprezzato. Non mi metti la sciarpa da Ultras, mi sta bene. Allora mettimi qualcosa di inedito, qualcosa che non abbiamo mai ascoltato e che si può trovare solo in questo cofanetto per celebrare questo cinquantennale così importante. È vero, abbiamo il CD e l'LP dell'album originale che in questa versione si trovano solo nel cofanetto, però sono certo che si tratti di un'esclusività temporale. Tra un anno, al massimo tra due, saranno venduti singolarmente, come è già successo in altre occasioni simili. Nonostante tutto, credo che come tutte le pubblicazioni celebrative dei Pink Floyd, questo super cofanetto andrà presto sold out per poi ritrovarlo al doppio o al triplo su Discogs ed eBay. Quindi fate bene le vostre valutazioni e naturalmente condividetele con me e con tutta la community nei commenti qui sotto. Ai pochi che non avessero ancora una copia di questo album, fiondatevi sulla ristampa del 2016 senza alcun ripensamento, perché è assolutamente la migliore per rapporto qualità-prezzo. A presto e buoni ascolti. I've always been mad. I know I've been mad, like the most of us are. Very hard to explain why you are mad, even if you're not mad.